La Pistoiese non riesce a sovvertire i pronostici e torna da Teramo con un brutto KO. Arancioni in balia dei biancorossi che ottengono il 19° risultato utile consecutivo. L'ultima sconfitta della seconda della classe risale al 26 ottobre 2014, proprio al Marcello Melani. Il risultato è frutto di una prestazione insufficiente della squadra di Sottili, annientata dai padroni di casa, che partono subito bene, pericolosi, in due occasioni importanti, non finalizzate. Ma al 18°, uno degli uomini più incisivi della rosa di Vivarini, la Padula su punizione sorprende Ricci, complice la barriera arancione che si apre e permette il vantaggio del Teramo. Per l'attaccante è il 14° sigillo stagionale. Donnarumma più tardi si rende protagonista, prima sfiorando il palo, poi ancora vicinissimo al gol, ma sfortunato. Da una parte chi domina il lungo e largo, il Teramo, dall'altra chi sta a guardare, la Pistoiese. E così, come finisce il primo tempo, ricomincia il secondo. Stessa partita a senso unico con Pacciardi e compagni, in mano agli abruzzesi, senza accennare mai ad una minima reazione e subendo la seconda rete al 55°. Palla in aria di La Padula, pronto Speranza a sfuggire al controllo di Luca Ricci e a insaccare sotto la traversa. Adesso il tecnico arancione prova a cambiare qualche carta in avanti, ma il verdetto finale non cambia. Il gioco resta quello prevedibile, sterile e poco incisivo visto fino ad adesso. E per vedere l'unico tiro di marca ospite si deve aspettare l'82°, eppure facile per Tonti. Si salva il portiere Ricci con la doppia parata sul finale, prima su Cinciarelli e poi su Donnarumma, che perlomeno riporta un po' di fiducia in questa Pistoiese davvero appannata, che esce dal Bonolis a testa bassa con un passivo di 2-0 difficile da commentare. Prestazione deludente in un momento così delicato e molto decisivo della stagione, che richiama all'ordine gli Orange già da mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale, dove sbagliare ancora sarebbe deleterio.